La lotta al bracconaggio in Italia si fa sempre più dura. L'anno scorso solo il gruppo specifico del Corpo Forestale ha denunciato 157 persone e compiuto una serie innumerevole di sequestri. Per questo motivo, chi proprio non riesce a resistere a cacciare di frodo, se ne va all'estero. Per la caccia ai piccoli passeriformi, ai piccoli uccelli, a quelli che sono poi le vittime predestinate per arrivare sulla nostra cucina tradizionale, senz'altro ci sono paesi come l'Ungheria, come la Romania e adesso più che altro la Macedonia, l'Albania, Serbia, Montenegro. Dopodiché c'è un altro tipo di caccia, quella a grosse prede, a grossi mammiferi, dove c'è una caccia legale, da trofeo, e c'è anche una caccia illegale. Purtroppo quello che si è scoperto è che ci sono anche tantissimi cacciatori che cercano, richiedono attraverso agenzie compiacenti di poter andare a cacciare, a bracconare animali che non è possibile cacciare, che sono super protetti o in pericolo di estinzione. Ma quanto costa un tour di questi? Dipende da quello che si vuole cacciare, solitamente una settimana in un paese come l'Ungheria, come la Croazia, può costare anche 1.500-2.000 euro, poi dipende da quello che si vuole sparare, da quante prede si riportano, da come si è organizzato il tour. Differente è quello quando si vuole andare a cacciare altri animali, per esempio la caccia pur legale all'elefante in Africa, che può costare diverse decine di migliaia di euro, o le cacce illegali. Durante alcune investigazioni a livello europeo e a livello italiano si è scoperto come alcuni cacciatori siano addirittura andati a cacciare nel sud-est asiatico la tigre, spendendo cifre da capogiro, 75.000, 80.000, 100.000 dollari per un trofeo acquisito illegalmente a scapito di una specie in pericolo di estinzione e poi illegalmente tradotto nel nostro paese. Noi non incoraggiamo il turismo venatorio all'estero, non lo incoraggiamo nonostante che rappresenti per alcuni paesi est europeo, ma non solo, una forma di vitalità economica, una forma di aiuto anche alla loro non certo brillantissima economia. Noi però privilegiamo assolutamente l'impegno dei cacciatori in Italia. Non è che si va in galera per una roba del genere, ma no, ma no, è una multa, quello sì, quello c'è ragione. Qual è la posizione della Federcaccia, la federazione che riunisce le associazioni venatorie, a proposito del fenomeno bracconaggio? Il bracconaggio non fa parte della caccia, va combattuto e quando è possibile va anche represso. Ma un cacciatore può, sebbene inconsapevolmente, diventare un bracconiere? Vi sono norme non chiare o interpretate male. La legge sulle aree protette vieta l'introduzione di armi, giustamente, all'interno dei parchi. Purtroppo viene sanzionato anche il cacciatore che attraversa un'area protetta a bordo della propria auto, con il fucile in custodia, scarico, nel bagagliaio dell'auto, e questo attraversamento viene spesso individuato come violazione della norma che vieta l'introduzione delle armi nei parchi. È assurda la soluzione, insomma. Anche gli ultimi esemplari di orso e i lupi sono ricercati dai bracconieri. Ma allo stesso tempo in Abruzzo il Corpo Forestale dello Stato, assieme al Parco Nazionale, stanno portando avanti due progetti dedicati proprio alla conservazione dei lupi e dell'orso marsicano. Sostanzialmente con questo progetto noi dobbiamo innanzitutto identificare gli orsi vivi, quindi stiamo producendo una grossa massa di dati genetici a partire dai campioni biologici, soprattutto peli che raccogliamo degli orsi in giro per queste montagne, e dobbiamo monitorare l'ambiente in cui vive, capire se c'è in corso il degrado della popolazione e quali ne sono le cause, e indicare poi alla CEI quali sono le misure per far sì che l'ambiente dove vive l'orso sia ancora più idoneo per la vita dell'orso. Dovremmo cioè fermare le cause di degrado. Cosa sta cercando questa guardia del Parco Nazionale d'Abruzzo? Ma nell'ambito di questo progetto che stiamo svolgendo in collaborazione sta controllando la presenza di un animale catturato in passato e munito di radiocollare, quindi sta facendo radiotelemetria. E che indicazione avete da questo particolare, questo momento di ricerca? Ma questo momento di ricerca ci dice che l'animale è fermo da un po' in una valle nella zona di Scanno, probabilmente sicuramente che ha passato lì l'inverno,
E stiamo aspettando di vedere, perché la stagione è già abbastanza avanzata, potrebbe significare per esempio magari che l'animale non si muove molto come hanno fatto gli altri, invece forse perché i cuccioli, e questa sarebbe veramente la notizia migliore per tutti quanti noi. Questa è un'iniziativa nata alla fine degli anni Ottanta, quando il lupo in Italia era ancora a forte rischio, e quindi si è ritenuto di contribuire in qualche modo alla conservazione della specie fondando questa struttura dove sono stati tenuti, allevati, riprodotti alcuni animali. L'origine degli animali è per lo più di selvatica, sono animali recuperati feriti, ed è questo è un altro importante tassello su cui abbiamo lavorato, quindi recupero di selvatici feriti che per motivi di varia natura non potevano essere rilasciati in libertà, quindi ove possibile sono stati restituiti alla vita selvatica, ove non possibile sono stati mantenuti in questa struttura. La fortuna di incontrare un lupo è un evento veramente raro, perché in natura certo lui non si fa vedere, ed è un po' proprio questo aspetto su cui noi abbiamo voluto lavorare come Corpo Forestale dello Stato, e in particolare in quest'ultimo periodo, cioè creare conoscenza. Allora poi, per creare conoscenza, per avvicinare le persone alla vera natura del lupo, abbiamo fatto un progetto in particolare, quello del lupo ambasciatore, chiamato proprio così, che è stato appunto il fatto di creare una diciamo si è tradotto nel creare una relazione forte tra una mamma e un animale selvatico, una mamma donna e un animale selvatico, e però l'uso di questa relazione ci è servito in qualche modo per dire che il lupo è un animale buono, tra virgolette, no? Che è un animale assolutamente da rispettare e da apprezzare. Secondo lei cosa si può fare per tentare, almeno in parte, di cambiare questa mentalità che è alla base di un fenomeno così deprecabile come il bracconaggio? È importante agire con un'azione di sensibilizzazione verso i giovani, verso i ragazzi, che possono capire come il bracconaggio non è più oggi giustificato. Per cui è un fatto di cultura ambientale, e l'Italia, seppur con difficoltà a volte, ma nel tempo, negli anni, sta migliorando e crescendo anche a livello di cultura dell'ambiente. Quindi secondo lei la scuola dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano in questo campo? La scuola ha un compito importantissimo, fondamentale, per insegnare ai ragazzi, ai giovani, quello che è il rispetto dell'ambiente, che è conseguenza di conoscere l'ambiente, di capirlo e di rispettarlo in maniera ottimale e migliore. Io ritengo che, come Corpo Forestale dello Stato, che l'intervento deve essere anche educativo e preventivo, cioè molto meglio in tutti i settori in cui noi operiamo prevenire il danno, prevenire l'atto bracconaggio, interessandoci bene al fenomeno, cercando di capire il fenomeno, da cosa è originato, cosa che facciamo anche negli incendi boschivi in altri settori, per prevenirlo e intervenire direttamente su quel tipo di società o su quel tipo di persone, su quel tipo di bracconieri, per fermarli prima. Quindi possiamo dire che si potrebbe ben sperare per il futuro? Ritengo di sì. Il futuro, fortunatamente, ci riserva, mi auguro e spero, un quadro del bracconaggio meno problematico, con sempre meno bracconieri e sempre più uccelli liberi di volare in Italia. Thank you.